presenteranno dei progetti e se collaboreranno nell'interesse del Paese. È stato un uomo che ha partecipato attivamente per lunghi anni alla vita politica del Golfo di Policastro, un personaggio che si è contraddistinto anche per il suo impeccabile look raffinato. Era raro incontrarlo senza giacca e cravatta. Venerdì sera si è spento all'età di 87 anni l'avvocato Felice Palazzo, ex sindaco di San Giovanni a Piro, il paese dove è nato e dove ha vissuto fino all'ultimo respiro. Con lui se ne va un pezzo della storia amministrativa locale e dell'intero comprensorio del Basso Salernitano. La sua carriera politica iniziò all'età di 29 anni e raggiunti 79 decise di ritirarsi dalla scena, non riproponendosi più per la carica di sindaco. Un ruolo che ha ricoperto per 24 anni dopo aver amministrato per 20 anni il comune con la carica di vice sindaco, ma non è stato solo alla guida di San Giovanni a Piro. Felice Palazzo riuscì a conquistare posti di rilievo anche in enti sovracomunali. Fu assessore alla comunità montana Lambro e Mingardo, componente del consiglio d'amministrazione della Consac e vicepresidente dell'ex USL di Sapri. Il partito di riferimento fu la Democrazia Cristiana. La sua professione lo portò anche nelle scuole per insegnare diritto. Oggi a ricordarlo con affetto sono in tanti, come chi per anni ha lavorato al suo fianco in comune. È il caso dell'ex sindaco Davide D'Angelo, che per oltre 20 anni ha amministrato con Palazzo. È stato, dice, un esempio di integrità morale e gli va riconosciuto il decoro con cui ha svolto le sue funzioni. L'ingratitudine umana, sottolinea ricordando Palazzo il comandante dei vigili urbani Carmelo Fasano, è come la bocca che addenta la mano protesa a chi ti serve il cibo. Fasano ha appena ultimato un libro sulla storia politica del Golfo di Policastro, un volume in fase di pubblicazione dove ha riservato ampio spazio proprio allo storico sindaco di San Giovanni a Piro. Felice Palazzo nel 2005 rinunciò alla ricandidatura per la carica di sindaco e affidò la corsa al nipote Ferdinando Palazzo, oggi consigliere di minoranza. Per lui è stato come un figlio che non ha mai avuto. I funerali saranno celebrati domenica alle 9:30 nella chiesa madre. Grazie a lei.